Solleva subito, direi, il problema dell'informazione. Anche in Italia abbiamo avuto dei libri completamente diversi. Da una parte, non so, ci sono i libri alla Cinghia di Rampini che esaltano lo sviluppo di questi paesi, e dall'altra c'è un libro come quello di Alessandro Giglioli che si chiama Premiata Macelleria delle Indie, che insiste invece su chi ha pagato il prezzo di questo straordinario sviluppo. Allora, quello che io le chiedo, il trucco, diciamo così, è negli indicatori economici o invece è trasferito sulla informazione? La vera manipolazione, insomma, viene fatta su questi indicatori economici, perché comunque lo sviluppo c'è, questi dati finanziari ci sono, oppure è anche già a livello, o solo a livello della stampa, che c'è una manipolazione di dati? In a world of huge monopolies over oil, over food, over seed, over water, that we also have monopolies in media is no surprise. And it's the same houses that own oil, telecommunications, water. Vivendi owns water and owns information, owns TV networks. You, I'll have a leader who owns the media. That the media and information also has its own spin in today's world is, of course, a very serious part of the problem. In un mondo che è caratterizzato da enormi monopoli, abbiamo il monopolio del petrolio, del cibo, delle sementi e dell'acqua, non c'è sicuramente da stupirsi che si possa parlare anche di un monopolio dei mass media. In effetti sono le stesse aziende che possiedono l'olio e il petrolio che possiedono a volte anche l'informazione. Basti pensare alla Vivendi, che appunto è una che gestisce l'acqua e poi produce acqua e gestisce anche le informazioni, infatti possiede questa rete televisiva. Voi stessi, il vostro leader politico è un grande magnate dei media, se non mi sbaglio, e quindi sicuramente i mass media e le informazioni esercitano sicuramente un potere molto forte, e questo fa parte del problema. But of course it isn't the case that every journalist at every time is told what to write. When journalism becomes part of a privileged activity of a privileged class, then, you know, powerful journalists move around the world in what has been called, I think by an American author, the land of the rich, Richistan. That's what this article of the Newsweek is about, Little America. But in India, Little America is 4% of big India. And if you go to the same hotels, you go to the same parties, you hang around with the same people, it's one class worldwide, and you feel very comfortable that life looks the same when you arrive in Mumbai and Delhi, till, as in Islamabad, a bomb blast happens in the Marriott Hotel to remind you everyone is not happy. Ovviamente non è che ogni giornalista scriva quello che gli viene detto di scrivere, ma nel momento in cui il giornalismo diventa l'attività di una classe privilegiata, a questo punto ovviamente possono nascere dei problemi. Ad esempio, ho letto, ci sono dei giornalisti molto potenti, addirittura in un articolo statunitense il paese dei ricchi è stato definito Richistan, proprio così è stato definito. E in India, lei adesso mi ha fatto leggere questo articolo su Little America, ma in India la piccola America è solo il 4% della grande India, e quindi ovviamente le persone che frequentano gli stessi alberghi, che vanno alle stesse feste, che frequentano le stesse persone, finiscono per far parte di una stessa classe a livello mondiale, e quindi ci si sente a proprio agio perché si conduce lo stesso stile di vita, la stessa esistenza che ci si trovi a Bombay oppure magari anche in America o a Islamabad. Ma come abbiamo saputo adesso quello che è successo a Islamabad con l'attentato dal Marriott, e questo ci dimostra che non tutti poi sono così felici.